molto piacere anche conoscervi, quindi esatto. Venite all'Alcatraz per Rock TV. Vai. Vai Jack. Ultimo, sì. Ciao belle, direi una tra All Along the Watchover nella versione hendrixiana o When the Music's Over dei The Doors. Oh yeah, beh, insomma, bella scelta, bel duo, belle entrambe le tue canzoni. Ora invece vi mandiamo l'ennesimo brano della nostra puntata di Database. Questo artista si è esibito con la band che prende proprio il nome da lui questo venerdì 27 al Pala Sharp di Milano e stiamo parlando di Marilyn Manson. Oggi ce l'andiamo a guardare con Personal Jesus. Marilyn Manson con Personal Jesus, c'erano tutte quelle suore che facevano tutti questi gestacci, vabbè, insomma, noi... Mi hanno detto che al concerto, al Pala Sharp, a un certo punto lui ha invitato uno sul palco, questa persona non è voluto salire sul palco, Marilyn Manson per 5 minuti di orologio ha insultato pesantissimamente questa persona. Strano, sai, il redentore è così calmo. Ma che redentore? Il redentore di... Vabbè, divertente Marilyn Manson con le capsule di sangue finto, dai. Chi lo sa se però Marilyn Manson non appartiene Sì. Può essere il brano che qualcuno ascolterebbe prima della fine del mondo. Questo è l'argomento del giorno, quindi andiamo ad ascoltare la vostra voce. Vai Jack. Ciao, io ascolterei come ultimo album Pornography dei Cure oppure Daydream Nation dei Sonic Youth. Belli Sonic Youth, grandissimo, grandissimo, band poco nominata e anche vero, poco calcolata da noi, quindi ma anche Cure, la, tra la l'altro. Prossima volta io proporrò un video dei Sonic Youth, tu dei Cure. Ci state dando dei bei spunti, vai Jack. Vai. Ciao, per rimanere nel tema, l'ultima canzone che ascolterei è In My Time of Time, Led Zeppelin, mitico morire con quel suono Gibson. Vedi tu. A proposito di suoni, di Sonic Youth, voglio riprendere, consiglio a tutti il nuovo album del 2009, uscito, si chiama The Eternal, e soprattutto il brano Anti-Orgasm, bellissimo, andatevi ad ascoltare. Riprendiamo, vai. Ciao ragazze, il pezzo che io ascolterei prima di morire sarebbe Shine on Your Crazy Diamond dei mitici ed indimenticabili Pink Floyd. Grandi. Ciao dalle 88. Comunque i Pink Floyd sono stati già selezionati da 3 o 4 sms, quindi 3 o 4 persone. Solamente dei Pink Floyd io ne sceglierei 5 di brani. Questa mattina in radio, anzi approfittiamolo, io e Katie presentiamo un programma che si chiama Pink Cadillac dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno su Rock and Roll Radio, che è una web radio, quindi rockandrollradio.it, una nuova realtà che crede nel rock, quindi se avete voglia andate a curiosare. Comunque dicevo, abbiamo passato Comfortably Numb dei Pink Floyd, un altro pezzo che insomma scegliere fra tutti questi è veramente arduo. Già tra i Pink Floyd dovrei fare un medley, esatto. Vai Jack. Ultimo, yeah. Sì. Io ascolterei Dream Theater, ma giusto perché le loro canzoni durano mezz'ora. Ciao da Filippo da Ticinetto. Grande Filippo. L'applauso a Filippo, che sei geniale. Così posticipare questa fine del mondo nel momento della tragedia non sarebbe male. Allora abbiamo visto Marilyn Manson con Personal Jesus, che è una cover dei Depeche Mode, e quindi guardiamoci Depeche Mode con Enjoy the Silence. Siamo troppo, te ne devi andare, sei già venuta. Vai. Che bello. Noi ci divertiamo così, hai capito? Perché qua hai capito? Perché noi lunedì qua a Database, hai capito? Era un live dei Depeche Mode a Parigi del 2001. Questa era Enjoy the Silence. Facciamo tanti auguri di pronta guarigione, ma forse è già guarito il cantante dei Depeche Mode, che sappiamo aver avuto un brutto male. Quindi speriamo. Tanti auguri, ascoltiamo ancora la vostra voce, brano che ascoltereste prima di un eventuale fine del mondo. Vai Jack. Ciao ragazze, l'ultimo brano prima di perire sarà Innuendo dei Queen e dopo schiatto serenamente, siete grandi. Dopo schiatto serenamente mi è piaciuta, grande. Grande, bellissimo, bella, bellissimo grazie. Pezzo. Sì. Vai Jack. Ciao Bonazze, l'ultima canzone che ascolterei prima di morire è All Nightmare Long dei Metallica. Pensavo stessi per dire All Night Long di Lionel Richie. All Night Long. Un Jack, caro. Bravo. Siamo sicuri che avrai un sacco di fan in più, caro Jack. Vai Jack. Prima della fine del mondo mi ascolterei Rainbow in the Dark di Ronnie James Dio. Ciao Simo da Cagliari. Ciao Simo, grandissimo. Facciamo anche, adesso non è che vuole essere il momento del ricovero Mariuscia, però anche a Ronnie James Dio facciamo tanti auguri di pronta guarigione, perché
È un periodaccio duro, 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 e lui, insomma, è un idolo di noi rocchettari. In bocca al lupo. Vai, Jack. Vai, Jack. Ultimo. Sì. Ciao, sono Giorgio, e prima della fine del mondo ascolterei Angel of Death degli Slayer. Oh, grandi Slayer, vedi? Tanti generi, per tanti gusti, stiamo soddisfando tutti. Che pezzo la nostra strano classica, che è quello. Infatti. Poi è tratta un tema veramente... particolare. Particolare. Vabbè, noi non ci fermiamo sui dettagli, abbiamo un sacco di materiale di carne sul fuoco per la classifica che faremo settimana prossima, e quindi adesso invece ci andiamo ad ascoltare un'altra di quelle band che io dovrei mettere in medley. Ulala, ulala, la, loro sono i Primus con My Name is Maud. Le veline di Rock TV. Oh yeah! Che botte, Primus, ragazzi, il basso di Les Claypool è veramente sempre musica, musica e magia per le nostre orecchie. I Primus pezzo potrebbero essere tra i miei preferiti da ascoltare prima che finisca il mondo. Come sei figa da vicino. Amici, noi abbiamo finito bene anche questo lunedì. Prima però di salutarvi vi ricordiamo come sempre che dovete venirci a cercare sul gruppo di Alteria e Katie su Facebook e MySpace. Per quanto riguarda me, che sono Alteria, vi aspetto su www.nospeech.it, su uno speech Facebook e MySpace, in particolare sabato sera al Thunder Revolution in provincia, io spero di non dire una boiata, di Piacenza. Thunder Paspero, Revolution Paspero. Con uno speech vi aspetto. ToxicTuna.com è il sito della mia band, venite a cercarci lì. Questo weekend pausa, il prossimo weekend saremo a Parma a suonare. I dettagli appunto sul nostro sito, sul nostro MySpace. In più rockerradio.it o rockerradio su Facebook per venirci ad ascoltare tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno sulla nostra Pink Cadillac, che è anche il nome del nostro programma. Grazie a tutte le persone che ci hanno scritto gli sms. Ciao, avete amici, spaccato, grazie, i culi. Grazie, grazie. E a quella persona che ha detto che siamo le veline di Rock TV durante l'appuntamento di Pino Scotto, neanche durante il nostro, la nostra unica risposta è ciao a lunedì. Rock ciao and roll. Yeah.